tutta l'attenzione in questi giorni, in queste settimane, inevitabilmente è per i vaccini. La Commissione e il Consiglio regionale controllano la situazione praticamente in tempo reale. Oggi però noi in particolare parliamo dei vaccini per i più anziani. Vedremo tutti i dati, li analizzeremo e sentiremo i pareri dei consiglieri, soprattutto di quelli più impegnati nella Commissione Sanità. Intanto però il Consiglio regionale nell'ultima seduta tutta telematica ha parlato anche di infrastrutture e di alcune opere che restano delle priorità per il territorio della costa. Si sta realizzando il progetto della Scuola regionale di formazione politica e istituzionale, ma nonostante la legge sia stata approvata già nella precedente legislatura, emerge qualche altro distinguo. Ascolteremo diversi pareri, anche di segno opposto. Ci dedicheremo infine allo sport, uno sport romantico ed estremo. Nello stesso momento in mezzo al mare, da soli, con la vela, il navigatore dei record è Giancarlo Pedote ed è stato premiato dal Consiglio regionale. Davvero la Toscana è indietro nelle vaccinazioni di chi ha più di 80 anni? E come si può eventualmente recuperare il terreno perduto? Partiamo dai dati inconfutabili. Fino al 16 marzo la percentuale dei vaccinati tra gli anziani era del 22%. Risultavano infatti 70.500 vaccinazioni su un totale di 320.000 persone. 7.500 però sono gli ospiti, tutti vaccinati delle RSA, e 63.000 sono gli altri che hanno ricevuto il vaccino. Prevedibile, perché noi abbiamo vaccinato molto la parte sanitaria, abbiamo vaccinato tutti coloro che entrano negli ospedali, abbiamo vaccinato i dentisti, i farmacisti, quindi abbiamo esteso in maniera significativa questa categoria. E poi ricordo, abbiamo vaccinato tutte le RSA e anche le residenze per disabili, anche i centri diurni, quindi la categoria vaccinata prima degli over 80 è stata in Toscana una categoria molto ampia, e questo ovviamente ha anche questo inciso sul fatto che siano partite leggermente dopo le vaccinazioni per gli over 80. Io ricordo, siamo più avanti nelle vaccinazioni delle altre regioni. Noi, se ci facciamo la proporzione con la media italiana, noi abbiamo vaccinato a oggi 40.000 persone in più rispetto all'ipotesi in cui la Toscana si fosse attestata sulla media nazionale. Quindi la vaccinazione sta andando bene. Ovviamente abbiamo ampliato la categoria dei sanitari, ci sono state altre categorie, come per esempio siamo i primi in Italia per la vaccinazione degli insegnanti del comparto scolastico, quindi è evidente che i vaccini sono stati quelli. Il vicepresidente della Commissione, Andrea Ulmi, è anche un medico. Qual è la sua valutazione allora? Sta andando molto a rilento. È ovvio che sono per età sono una categoria fragile, molto fragile, per cui molti non possono andare direttamente in ambulatorio dai medici di famiglia a farsi vaccinare. Questo comporta sicuramente un rallentamento nelle procedure. Noi dobbiamo fare in modo che quegli over 80, magari in buona salute, in buone condizioni, possano andare negli hub o comunque nelle zone specifiche dove poter fare il vaccino. Questo diventa un qualche cosa di virtuoso, perché allora a quel punto i medici o di famiglia o le USCA potrebbero andare anche a casa dei pazienti allettati o comunque che per qualche motivo non possono andare in ambulatorio. I più duri sui vaccini però in questi giorni sono stati i consiglieri di Fratelli d'Italia, non tanto su questo aspetto specifico quanto piuttosto sui presunti favori e irregolarità, in particolare durante le operazioni al Mandela Forum. Chiediamo al capogruppo Torselli, che ha ripreso e commentato l'inchiesta delle Iene, di concentrarsi tuttavia sulla questione anziani. È stato giusto o sbagliato per loro affidarsi ai medici di famiglia? Non è stato un errore affidarsi ai medici di famiglia, anzi, affidarsi ai medici di famiglia è stata una scelta, a mio modo di vedere, intelligente, perché il medico di famiglia è colui che più di ogni altra persona conosce l'anziano, quindi conosce le patologie, conosce i rischi, conosce la situazione sociosanitaria. L'errore è stato non prendere in considerazione il fatto che se tu apri a tante categorie, e la Toscana, ripeto, io non c'ho niente contro gli avvocati, e ne ho anche due con me al gruppo consigliare che hanno rifiutato il vaccino, e ci tengo a sottolinearlo, ma quindi niente contro la categoria degli avvocati, ma se tu vaccini gli avvocati è ovvio che poi i medici di famiglia non hanno le dosi per poter vaccinare gli anziani.
la soluzione più semplice era quella di andare e di agire fin da subito per fasce di età. La capogruppo del Movimento 5 Stelle non nasconde le proprie perplessità, ma come si fa adesso a recuperare? E apre una riflessione sui vaccini autoprodotti che noi avevamo sollevato con una mozione ben 2 mesi fa. Credo che alla fine la soluzione possa essere quella non solo per l'Italia ma anche per gli altri paesi in questo momento. Ci vuole del tempo, ci vogliono dei mesi e abbiamo anche delle aziende come per esempio la GSK a Rosia che possono darci una mano in quella, ma sicuramente ci vuole del tempo, quindi quella è la strategia successiva. Il fatto adesso di rifornirci e la Germania ha proceduto autonomamente ma è stata aspramente criticata. Io dico sempre quello era il momento in cui l'Europa doveva servire e non è servita. La svolta però è vicina, secondo il presidente della Giunta Eugenio Giani l'annuncia durante una conferenza stampa giovedì 18 marzo. Siamo in grado di dire che nell'arco di un mese completiamo il Consiglio per 80. E devo dirvi che se questo avviene è anche perché le promesse che ci sono state fatte con tanto di atti ufficiali da Roma, ovvero dal commissario, e dagli stessi medici di famiglia nel momento in cui ci hanno assicurato il ritmo sulla base di quei numeri, ci porta a dire in un mese completiamo tutto. Il Consiglio regionale si è riunito anche lunedì 15 marzo, ma solo a distanza, online, e ha parlato di tantissimi temi con molte mozioni che erano state presentate e sono state discusse, alcune delle quali riguardavano le infrastrutture, in particolare alcune opere attese da tempo nelle province della costa. Il caso vuole che la discussione avvenga nello stesso giorno in cui si insedia il presidente dell'autorità di sistema portuale, Luciano Guerrieri, e il confronto riguarda proprio l'opera principale tra quelle programmate al porto di Livorno, la Darsena Europa, per migliorare la capacità dello scalo e renderlo più competitivo dopo che finirà la pandemia. Invece, una nuova questione ambientale sembra bloccare tutto l'iter. La domanda sulle prospettive future è stata posta dal consigliere Gazzetti. No, l'interrogazione che ho presentato in Consiglio regionale e la risposta dell'assessore Baccelli sicuramente testimoniano un dato importante, una grande attenzione e soprattutto il fatto che si è consapevoli dell'importanza e dell'assoluta rilevanza di quest'opera. E dunque il fatto che si andrà a una nuova serie di analisi per cercare di chiarire quella che è stata definita un'anomalia rispetto a dati in una zona che tra l'altro era da tempo già sotto controllo, c'è la possibilità di capire qual è il percorso che dovrà essere seguito dall'autorità portuale di sistema ma anche dalla regione, ovvero attendere i risultati di questa nuova campagna di analisi che sarà curata da ISPRA di concerto e con il supporto di ARPA. L'ultima versione del progetto, che ha modificato quello originario, è stata sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle e dalla giunta di prima a Livorno, quella di Nogarin. Ora, qual è l'idea? Sarà importante innanzitutto che il progetto, così come è stato elaborato, sia rispondente a quelli che sono le esigenze del traffico così com'è adesso. Non dimenticando che c'è stata anche una pandemia che ha modificato in qualche maniera sia le quantità e i volumi di traffico che le direttrici. Quindi questo è il primo passaggio. Ci vuole particolare attenzione, lo ribadisco, per quanto riguarda gli interventi a mare, perché sono quelli che potrebbero danneggiare la costa nord, e più volte lo abbiamo ripetuto, vanificando tutti gli investimenti. È espressione del territorio livornese anche il consigliere Landi della Lega, che è pure il portavoce dell'opposizione. Ma dobbiamo assolutamente superarlo l'impasse, perché io ho partecipato, ho accompagnato Matteo Salvini quando ha incontrato il presidente dell'autorità portuale Corsini, l'uscente. Oggi abbiamo il nuovo presidente, ma in quell'incontro ci è stato presentato un progetto ben definito che potrebbe essere già operativo in buona parte della costruzione, e si parla di un progetto di 560 milioni che non deve essere lasciato alle vicissitudini delle varie responsabilità che purtroppo in Italia in molti casi si innescano fra
le varie competenze ministeriali. Ma Landi insiste anche sulla necessità di dare una risposta all'esigenza principale di tutta la costa, la Tirrenica, che probabilmente non sarà più autostrada, ma che lo stesso dovrà essere sicura e a quattro corsie. In questa occasione il Consiglio, sempre su iniziativa di Gazzetti, parla però soprattutto del cosiddetto lotto zero, il collegamento a sud di Livorno fino all'innesto con la variante Aurelia a Chioma, saltando in pratica tutto il Romito. Abbiamo portato tutto il Consiglio a esprimere una valutazione, un invito alla Giunta, che sicuramente con l'interesse del Presidente Gianni porterà avanti anche questo elemento, ovvero il fatto che l'Otto Zero è reputata a questo punto da tutto il Consiglio regionale della Toscana come un'opera importante da cercare di portare a casa per sia il miglioramento della sicurezza stradale di quel tratto, ma anche per tutti i progetti che possono riguardare lo sviluppo non soltanto della logistica, ma anche ad esempio ambientale e turistico di quel tratto di costa e di strada assolutamente unico. Allora, innanzitutto dobbiamo aver chiaro che questa è un'opera strategica a livello nazionale. È un'opera che giustamente lei ha collegato il lotto zero, perché è chiaro che lo sviluppo della costa passa dall'lotto zero, questo lo ha detto anche il presidente di Confindustria. È un argomento che io ho già trattato, una quindicina d'anni fa, con l'allora bravissimo presidente della provincia di Livorno, Cutufà, che ricordo molto volentieri come persona, anche se era dall'altra parte del tavolo politicamente, era una persona insomma molto fattiva. Non ci sono resistenze, tutti i gruppi sono d'accordo. È importante fare queste opere sempre nel rispetto di quelle che sono le autorizzazioni ambientali che devono essere fatte. E devo dire che la soluzione della Tirrenica, non più come autostrada, ma così come è stata rimodulata non più tardi che all'inizio di quest'anno, sicuramente ci convince. L'eliminazione dell'incrocio a raso è fondamentale per garantirne la sicurezza. Impensabile fare l'autostrada perché avrebbe letteralmente diviso la costa dal suo interno. C'è una ragionevolezza che deve essere rispettata. Il lotto zero è stato uno dei nostri impegni e noi lo porteremo all'attenzione, continueremo anzi a portarlo all'attenzione del nuovo governo che si è insediato, perché secondo noi è un passaggio strategico. Sono state moltissime le mozioni presentate, legate quasi sempre a fatti di attualità. A proposito di infrastrutture, in questi ultimi giorni l'attenzione dei consiglieri si è incentrata anche sul futuro dei lavoratori a terra degli aeroporti di Pisa e Firenze, collocati attualmente nella società Toscana Aeroporti Handling. Nella precedente seduta gran parte della discussione invece era stata dedicata alla scuola di formazione politica Alessia Ballini, decisa negli ultimi mesi del precedente mandato, un anno fa in pratica. Dovrà essere aperta a consiglieri e amministratori della regione e dei comuni. Nei prossimi giorni sarà definito lo statuto e ci sarà un'articolazione concreta della scuola, ma il dibattito in qualche modo si è riaperto. La formazione, la scuola di politica, oltre che creare una cultura politica, che significa capire la genesi di dove siamo arrivati, cosa è successo nel nostro paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè non è tutto improvvisato, quindi non solo una cultura scolastica, ma una cultura politica per leggere le nozioni che abbiamo appreso a scuola sotto una luce diversa, che è una luce della gestione della polis, che è un'altra cosa. Quindi sono contenta che la Regione abbia investito nel creare questa scuola, sono contenta che lo fa con ANCI, perché tanti nostri amministratori possono essere aiutati in questo senso, e sono contenta che la fondazione è intitolata Alessia Baldini, che non ho conosciuto personalmente, ma che mi hanno raccontato essere una persona che faceva del bisogno degli altri, del capire i bisogni degli altri, la propria azione politica. Le opinioni più critiche arrivano dai gruppi del centrodestra con diverse motivazioni. Ascoltiamo Casucci della Lega, che è anche vicepresidente del Consiglio. Per quanto riguarda la perplessità, una sicuramente di carattere generale, ma che stiamo portando avanti ormai dalla scorsa consiliatura, che è la perplessità dovuta alla fretta con la quale appunto si sta procedendo. Ecco perché abbiamo chiesto il rinvio. Noi infatti abbiamo presentato già un ordine del giorno per chiedere che si evitino sovrapposizioni con la scuola di formazione dell'ANCI. Ecco. Ma ci sono anche tutta una serie di, per quanto riguarda l'età dei partecipanti, per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, abbiamo diverse perplessità. Ecco, cerchiamo di vederci
più chiaro sarà l'occasione del prossimo Consiglio regionale, quella che dovrà veramente dire quali saranno le posizioni in campo. Ed ecco le altre voci del centrodestra. Quindi a noi piace il principio per il quale un giovane che si avvicina alla politica e che si trova a amministrare abbia una guida, abbia una formazione, abbia un'istruzione. Ci sono degli aspetti che invece convincono un po' meno, ecco perché ancora non è arrivata in porto la nascita della scuola. Tra questi ci sono sicuramente l'assunzione del personale, vogliamo capire se questa scuola ha dei costi o no, perché oggi è impensabile dover ricadere sulle spalle dei cittadini per formare gli amministratori che dovrebbero amministrare i cittadini. Un altro aspetto che ci convince poco è il mancato coinvolgimento per esempio delle università. In Toscana abbiamo 3 università di eccellenza che a nostro modo di vedere potrebbero contribuire alla formazione di questi futuri amministratori. Forza Italia fin dall'istituzione di questa legge che prevede la scuola di formazione politica abbiamo detto di dare 100.000 euro in un momento difficile come questo per imprese e per famiglie ad una fondazione che deve formare i politici è estremamente assurdo. Per noi la formazione politica è quella che fai sul campo, fai il consigliere di quartiere, parli con le persone, fai il consigliere comunale, stai a giro, produci atti, stai al fianco di chi l'attività politica la fa ogni giorno, questa è la formazione politica, non occorre per noi fare una fondazione, mettere 100.000 euro, magari assumere un direttore generale, un revisore dei conti, alcuni dipendenti per fare formazione politica. La formazione politica la si fa sul campo e soprattutto in un momento difficile come questo non si possono mettere 100.000 euro per costituire una nuova fondazione. È assolutamente illogico, per noi anche inspiegabile ai cittadini. Ecco perché ci siamo opposti fin dall'inizio, ecco perché abbiamo chiesto un rinvio al prossimo Consiglio regionale. Le ultime due opinioni sono una di maggioranza e una di opposizione. Ascoltiamo intanto il capogruppo di Italia Viva, parla del rinvio di qualche giorno della costituzione formale della scuola. Abbiamo dato tempo al Consiglio di poterlo discutere nelle prossime settimane. Crediamo che la formazione politica sia un dovere da parte di chi in questo momento ha avuto la fortuna, l'opportunità o anche l'intuizione o in alcuni casi anche il destino favorevole di poter fare politica. È un privilegio, in alcuni casi è un'opportunità, in altri è un lavoro, in altri deve essere un'opportunità. Cioè noi dobbiamo consentire a tutti di poter giocare la propria opportunità. Per consentire a tutti di avere l'opportunità di ricoprire domani un ruolo che oggi noi magari ricopriamo perché eletti dai cittadini, dobbiamo affiancare alle opportunità della democrazia le opportunità del sapere e della cultura. Sapere e cultura si determinano mediante formazione e chi in questo momento ha delle opportunità e deve concedere domani agli altri. Resta negativo, almeno per la forma che è stata scelta, il giudizio del Movimento 5 Stelle. Noi crediamo che l'idea che la Regione Toscana debba istituire una scuola politica sia fuori contesto in questo momento storico e soprattutto non opportuna. Le scuole di politica si fanno all'interno delle comunità. Un tempo si facevano nell'associazionismo, tutt'oggi si fanno ancora all'interno dei gruppi politici. E noi stessi facciamo questo tipo di scuola, ma non certo a carico della collettività. E questo, secondo me, è fondamentale. Oggi diamo spazio anche a un riconoscimento speciale che il presidente del Consiglio regionale ha voluto consegnare al nostro velista più famoso, autore di grandi imprese. Ecco le immagini spettacolari direttamente dall'album di Pedote, che racconta così quell'esperienza. Diciamo che mi piace molto avere delle opportunità per oltrepassare i miei limiti, per trovare sempre dei nuovi obiettivi da raggiungere, per superare me stesso. Ho trovato nello sport della vela queste grandi opportunità, e realizzare il Van de Globe, l'Everest della vela, il giro del mondo in solitario, senza scalo, senza assistenza, è stata una grande opportunità e una grande soddisfazione. Come sei appassionato alla vela, al mare? Io mi sono appassionato nel Golfo di Follonica, dove ho iniziato a fare i primi bordi sul windsurf, poi la mia passione è proseguita verso delle imbarcazioni di taglia più grande, ho cominciato a essere un regatante su barche amatoriali e poi dalle barche armatoriali mi sono spostato su un progetto personale. Quando ha capito che era il tempo e il modo di tentare le grandi imprese? Beh, diciamo è stato un cammino passo dopo passo in cui chiaramente si passa da uno step all'altro. Sono un navigatore solitario ormai da 12 anni, vado in barca da quasi 30 anni
e quindi diciamo non c'è mai stato un passo più grosso della gamba, per usare un termine della nostra lingua. Tutto è stato, se vogliamo, una successione di step molto, molto mirati e con una grande riflessione dietro. L'idea del premio era partita da un consigliere regionale di Scandicci, la città di cui Pedote, che ora vive in Francia, in Bretagna, è originario. Sentivo il dovere di ritornare qualcosa ad un nostro concittadino, ad un abitante di Scandicci che ha portato il buon nome del paese, dell'Italia, della Toscana tutta, ma anche della nostra comunità di Scandicci, agli onori e alle cronache del mondo per un avvenimento e un accadimento sportivo di grande, grande rilevanza. È stata subito raccolta questa idea dal presidente Mazzeo, che ora rilancia: daremo il premio anche ai velisti toscani di Luna Rossa. Intanto commenta questa occasione. Non era mai successo a nessun italiano di riuscire a piazzarsi tra i primi 10, un risultato che ci rende orgogliosi. Come Consiglio regionale, noi in questi mesi, da quando sono diventato presidente, vogliamo raccontare le storie migliori di nostri concittadini. Il simbolo della nostra regione, lo vedete bene lì, è il Pegaso alato. Il Pegaso alato è fatto, diciamo, e rappresenta benissimo quello che noi siamo. Da un lato le sue zampe radicate nella storia, nei valori, nella tradizione, nella bellezza della nostra Toscana e anche un po' nella fantasia dei toscani, e dall'altro le ali che ci portano verso il futuro, un futuro fatto di speranza, un futuro fatto di opportunità e anche un futuro migliore. E il messaggio che Giancarlo ci ha mandato è quella di crederci sempre, di non mollare mai. Mentre parlavamo, gli ho detto: come si fa a vivere questa esperienza così difficile, un'esperienza che ti cambia il modo di vivere, e serve determinazione, serve coraggio, serve intraprendenza, ed è esattamente quella che è l'idea della nostra Toscana ed è il motivo per cui abbiamo deciso di dare questo riconoscimento a un toscano che ha portato in alto il nome della nostra regione. Alla cerimonia sono presenti anche altri membri dell'ufficio di presidenza e ciascuno di loro evidenzia un aspetto specifico. Indubbiamente uno di quei personaggi che ci fanno apprezzare anche delle discipline, comunque sia delle pratiche che ci appaiono lontane, perché riesce a fare con quella passione, con quella determinazione, con quella volontà di affermarsi, e ci ha reso, ecco, veramente orgogliosi anche di essere toscani. Ecco, questo senso, ecco, di essere vicini a delle discipline, degli sport cosiddetti minori, cosiddetti però, perché di fatto costituiscono, ecco, un anello di congiunzione anche con le nostre tradizioni. Grande orgoglio, uno sport che sicuramente ci porta anche a riscoprire la bellezza di determinati ambienti che forse questa pandemia ci fa trascurare in maniera forzata, che io spero presto potremo tornare a vivere. Ma io sono molto felice oggi di questo riconoscimento, perché credo che sia un messaggio molto forte di coraggio, di fiducia, di speranza. E perché, come diceva un grande scrittore, Paolo Coelho, l'unica cosa che rende impossibile un sogno è la paura di fallire. Dai nostri porti, dalle coste sono partite tantissime imbarcazioni a vela o a remi negli anni. Io, insomma, mi piace ricordare la storia della Repubblica Marinara di Pisa, che, insomma, attraverso i mari ha toccato tutto il mondo allora conosciuto. Quindi, insomma, questa tradizione che si ripete e che viene tenuta viva da tantissimi equipaggi che ogni anno e che ogni mese solcano i nostri mari, e poi c'è dell'eccellenza, un'eccellenza toscana. Quindi viva la Toscana, viva la vela, viva il mare, insomma, una bellissima storia. Con le immagini di questa bella cerimonia noi vi salutiamo, appuntamento a venerdì prossimo, ancora alle 21:15, dopo il TG della sera.